Sì, prego, prego. Grazie. Mister, Orlando Savarese, voce di Italia Melotto. Piacere. Avete battuto la capolista, avete battuto la capolista. Sì, per noi sicuramente una vittoria importantissima, soprattutto per la classifica che ci permette di stare fuori da play-out, e poi sappiamo tutti l'importanza di questa partita per la città, per la tifoseria, sicuramente una vittoria importante, da questo punto di vista siamo molto contenti, sono molto contento per i ragazzi, e devo dire che anche oggi abbiamo messo anche tanto equilibrio, tanta testa, abbiamo tenuto botta contro, secondo me, la squadra più forte del campionato. Avete risposto con tre attaccanti quest'oggi, il mister sì. Macavese ha ammesso di essere rimasto un po' sorpreso dalle scelte iniziali, voi vi aspettavate invece Macavese schierata con quattro giocatori offensivi di ruolo da vincere? Sì, l'abbiamo preparata così la partita, perché comunque credo che la Cavese abbia due giocatori per ruolo, e soprattutto lì davanti a tante scelte, giocatori molto forti, e quindi sicuramente rispetto a quello che abbiamo preparato il campo ci ha dato quelle risposte che volevamo. L'ultima, voi avete affrontato tutte le grandi facendo bene con tutte, la Cavese merita il posto che è in classifica per quello che lei ha visto anche in questa prima metà del campionato? Sì, lo merita. Mister, buonasera, complimenti. È stata una, forse la prestazione più gagliarda sfoderata da una Cina in questo campionato, ma soprattutto si dà continuità a un trend casalingo in cui la sua squadra sta davvero dando, prima che delle grandi prove tecniche, delle prove d'orgoglio. Sì, devo dire che da questo punto di vista la risposta è stata veramente forte, importante da parte dei ragazzi, perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico, poi quello che fa la differenza è proprio l'atteggiamento, i comportamenti, e credo che la prestazione di oggi ci ha dato delle risposte forti, che però ci devono far capire che ce l'abbiamo nelle corde, e dobbiamo metterli in campo ogni domenica. Mister, domenica abbiamo fatto due passi, microfoni spenti sullo stadio di Bitonto, avevo chiesto una gara di intensità e di cuore. E lei mi ha detto sarà così, ha mantenuto la promessa. Sì, sì, perché conosco i miei ragazzi, i nostri ragazzi, mi permetto di dire. In queste partite l'hanno dimostrato anche contro le altre squadre forti, hanno sempre dato tutto, rispetto alla partita di Bitonto e le partite scorse avevamo qualche soluzione in più che ci ha dato tanto, e quindi da questo punto di vista mi aspetto che sia una partenza. Io credo che la partita di oggi, veramente anche in vista della chiusura dell'anno solare, abbia rappresentato la fine di quello che era il passato, e come dire, e spero che sia propedeutica per quello che dovrà essere il futuro, che comunque ci aspetta un girone di ritorno difficile, dove sappiamo che è un altro campionato, e ci dovremo far trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Mi auguro e spero, sinceramente ne sono anche convinto, che questa vittoria ci possa dare quel quid di autostima che poi è importante mettere in campo ogni partita. Mister, in questo girone d'andata la Cina si è conquistata il titolo di ammazzagrandi, perché di fatto ha fatto punti, cioè si è fatta per l'Altamura contro tutte le squadre che sono in zona playoff e forse anche nella parte sinistra della classifica. Qualcosina è mancato con quelle che oggi sono le dirette concorrenti, perché abbiamo detto che l'obiettivo era salvezza. Al netto di qualche altra cosa che certamente arriverà dal mercato, come bisogna migliorare per colmare questa lacuna? L'ho detto anche ieri nella conferenza prepartita, dobbiamo essere bravi, soprattutto nel girone di ritorno dove ci saranno partite tiratissime, a lavorare bene su ogni dettaglio. Vi faccio l'esempio, cioè non possiamo prendere l'espulsione
a 5 minuti dalla fine in una partita così importante. Io conosco Nicola, lo voglio bene, è un ragazzo generosissimo che dà tutto, però questo era giusto per fare l'esempio che su queste cose dobbiamo crescere molto. E poi, collegandomi alla domanda che abbiamo fatto prima, questo tipo di atteggiamento, di intensità dovremmo metterla ogni partita, soprattutto contro le squadre che saranno le nostre dirette concorrenti per la salvezza. Guardando un po' a quello che è stato il passato, sembra un'era fa, effettivamente, però ricordo che lei ci aveva promesso una squadra combattiva, una squadra sempre pronta a dare l'anima in campo, e oggi per me è stata un'espressione massima, insomma, di quella che era stata la sua promessa. Al di là ora del tasso tecnico dell'avversario, effettivamente però la Nocerina non mi ha dato l'impressione di essere una squadra chissà quanto inferiore magari a una primatista come la Gavese. Quanti rimpianti ci sono? E io, se vi ricordate quella volta che abbiamo fatto quella conferenza dove abbiamo fatto un resumé su quello che era stato, il rammarico che avevo era proprio quello di non avere avuto quella stabilità sociale e di squadra che ci potesse permettere di arrivare bene al mercato di riparazione e poi colmare quelle lacune che tutte le squadre hanno e tutte le squadre cercheranno in questo mercato di riparare. Quello è stato il rammarico più grande, perché è chiaro che non avevamo la squadra per vincere il campionato, però potevamo avere una squadra che rappresentasse degnamente la città, il blasone, però purtroppo è andata così e, come ho detto, la partita di oggi chiude quella fase. Ora mi auguro che venga ufficializzata quanto prima la nuova proprietà, che espliciti a tutti obiettivi e programmi, e con l'8 di gennaio partirà una nuova fase per una nuova Nocerina, dove quello che mi auguro e mi aspetto sia la Nocerina di tutti. No, questo era perché anche oggi in queste partite, proprio nell'area, quando c'è coesione totale, sicuramente le cose vanno meglio. È chiaro che poi ci sono le critiche, le difficoltà, però il fatto di essere uniti con la maglia della Nocerina sopra ogni interesse individuale, secondo me questo fa la differenza, e la squadra percepisce tanto quotidianamente la solidità di una società, il vivere comune lo percepisce, e questo sicuramente è un valore aggiunto per poi fare quelle prestazioni di intensità, di voglia, determinazione che ti permettono comunque di uscire dal campo per dire ho dato tutto. Quindi è quello che dobbiamo porci d'ora in avanti. Mister, una battuta sul caso Naturale, che in 70 minuti ha già fatto più di Vinci che Valentini messi insieme. Beh, devo dire che sicuramente ho già fatto una grande prestazione, non era facile perché, diciamo, ho tenuto nascosto anche a lui il fatto che... Anche a noi sono fatto saprò ingannare. Sì, no, ma anche a lui non lo sapeva, stamattina gliel'ho detto, però ce l'avevo in mente proprio perché secondo me nella contrapposizione poteva essere un giocatore che poteva darci tanto. Lui è stato bravissimo, si è messo a disposizione della squadra e ha inciso sia in qualità che in quantità, quindi credo che è un acquisto che potrà dare tanto, soprattutto ai più giovani. Perché ho l'impressione di avere in squadra un professionista molto professionale, che non è detto a caso, e quindi sono contento. Mister, oggi in tribuna stampa abbiamo fatto fatica a trovare il migliore in campo, hanno giocato quasi tutti a livelli altissimi, al di là dell'ingegnerità di campo, e invece Valdè è in un periodo, no, è questione di mentalità o di un momento di appartamento fisico? No, è un discorso complesso. Pensiamo che un ragazzo di 18 anni, un ragazzo fuori casa, lontano da casa, da solo, dove negli ultimi mesi è stato bombardato a più riprese da più parti, ed è chiaro ci sta un momento di, tra virgolette, scollamento mentale in relazione all'obiettivo, che è quello comunque di andare in campo e dare tutto.
sicuramente questo è un argomento importante, adesso sarà la società a decidere il da farsi. È chiaro che noi dovremo puntare ad avere il miglior Balde per il proseguo del campionato. Mister, io ti dico una parola e ci aggiungo un aggettivo, perché Garofalo a fianco in mezzo, la sua parola? Beh, credo che io sinceramente non mi sorprendo, perché conosco Agostino da quando circa quasi una decina di anni fa battagliavamo, lui era al Modena, al Bari, e già si vedeva comunque negli atteggiamenti, nel modo di esprimersi, il tipo di persona e di calciatore che è. Quindi sono veramente orgoglioso di avere un capitano così rappresentativo rispetto a quello che è la figura di un esempio di calciatore. Torno sul discorso della lotta promozione. La Cavese aveva 7 punti di vantaggio sulla seconda, adesso poi ha vinto il Barletta, sta salendo l'Altamura. Che girone di ritorno vede in alto? Ci sarà equilibrio oppure pensa che la capolista riuscirà a riprendere un vantaggio ampio sugli inseguimenti? Ma io sono convinto che adesso partirà un altro campionato. Le squadre più attrezzate, che chiaro stanno venendo fuori adesso, sono tutte toste, forti, difficili da affrontare, quindi credo che per nessuno sarà una passeggiata. Così, avendole affrontate, credo che la Cavese abbia qualcosa in più sul piano della qualità, anche numericamente, tante soluzioni, però se la dovrà sudare sicuramente la promozione, e credo che sia anche bello così. Quindi veramente sarà, credo, un girone di ritorno molto, molto intenso e affascinante. Ok, buon mister. Buon Natale. Allora, approfitto per ringraziarvi di tutto, augurarvi un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie, e auguro un sereno Natale, spero anche dopo questa vittoria, a tutti i tifosi della Nocerina, alla città, con l'auspicio che il 2023 ci possa portare delle gioie come quelle di oggi.